Riprendiamo il percorso principale. Attraverso uno stretto passaggio in salita, scivoloso per le abbondanti infiltrazioni d'acqua, raggiungiamo una saletta che rappresenta il punto più alto della grotta. Si divide e solo gli speleologi più abili si introducono in un cunicolo stretto trascinandosi con difficoltà l'attrezzatura di ripresa e le luci di supporto. Dopo pochi metri giungono in un ambiente più grande dove Gianni procede superando passaggi più impegnativi. Durante l'esplorazione un pipistrello fugge infastidito. Nella parte più bassa di quest'ambiente, in un ramo ancora attivo, Gianni nota alcune formazioni cristalline particolarmente interessanti.
lumina della lampada a carburo traccia immaginari disegni. Era la parte terminale della grotta, l'esplorazione può dirsi conclusa. Ci ritroviamo tutti per un breve riposo. Finalmente, senza il bagliore delle luci alogene necessarie per le riprese, possiamo scambiarci impressioni ed opinioni mettendo a confronto questa esperienza con precedenti esplorazioni. Prendiamo la strada per il ritorno. Ora si procede più speditamente. In breve siamo fuori della grotta.